Amici di YouTube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, al consueto appuntamento dell'edizione giornaliera di oggi. Buon giorno a tutti quanti. Commento dell'amichevole di ieri dei ragazzi contro la Etihad, la penultima amichevole svolta nel precampionato. Ricordiamo domenica l'ultimo impegno contro il Chelsea a Stamford Bridge, poi si inizia subito con la prima di campionato con il Genoa, prima sconfitta per i ragazzi di questo precampionato. Insomma, non vedo un tunnel così buio come stanno raccontando dappertutto, miriade di tristate in giro. Insomma, io devo dire, ho visto una squadra messa male in campo, devo essere sincero, una squadra... forse le uniche trame offensive le ho viste da partire da Di Marco e Thuram quando venivano a giocare bassi sulla linea del centrocampo. Per quanto riguarda la condizione fisica, è normale, ha fatto bene il mister comunque a far giocare titolare chi ha avuto meno minuti nelle gambe, chi è rientrato pochi giorni fa dalle nazionali, dalle vacanze, quindi è partito Sommer, è partito Bastoni, è partito Acerbi, Barella, Frattesi, Ciala, Thuram, Di Marco, e quindi sono partiti praticamente tutti, Darmian, sono partiti tutti i rientrati dalle vacanze post-europeo, e sicuramente poi ricordiamo che l'Inter ha iniziato il ritiro senza 17 giocatori, compreso Buchanan, l'infortunio col Canada, quindi voglio dire, non si può neanche fare un paragone contro la Etihad, che ha avuto, a parte Kanté, nessuno di partecipante né alla Coppa America né all'Europeo, quindi è normale che erano un gradino un attimo più su di condizione, perché hanno lavorato dal primo giorno di ritiro con tutta la squadra a disposizione, noi no. 17 giocatori out per, diciamo, cioè con le rispettive nazionali per i primi giorni di ritiro. È normale che ha fatto bene il mister comunque a farli partire titolari. Ovviamente, per quanto riguarda la partita, pochissime occasioni. L'Inter ha avuto pochissime occasioni, è stata penso la peggiore amichevole delle quattro viste. Normalmente però bisogna comunque anche sottolineare comunque le gambe pesanti, pochi movimenti senza palla, dati ovviamente dal rientro quasi istantaneo per alcuni, per esempio Thuram, che è rientrato addirittura due giorni prima insieme a Pavard, se no sarebbero rientrati due giorni fa, cioè voglio dire, stessa cosa per Sommer, che è rientrato cinque giorni fa, quattro giorni fa i due olandesi, Dumfries e De Vrij. Purtroppo De Vrij, purtroppo l'affaticamento muscolare sempre alla coscia sinistra, come per Arnautovic e Zielinski, sarà magari un dettaglio di preparazione questa coscia sinistra, non lo so, perché su quattro infortuni tre sono alla coscia sinistra. Potrebbe magari, il mister ha detto che ha cambiato preparazione quest'anno, l'ha detto nell'intervista, è una preparazione più dura, ma detto questo, insomma, i lavori personalizzati, i rientri segmentati hanno portato di certo anche a queste evenienze e a questi inconvenienti degli infortuni. Detto questo, chi è che si è rotto? Si è rotto De Vrij, che è uno dei più soggetti a infortuni dell'ultima stagione, insieme ad Arnautovic. Infatti anche Arnautovic ha avuto l'affaticamento e una piccola elongazione. E poi i due nuovi arrivati, Zielinski e Taremi. Quindi sono infortuni che capitano durante una preparazione più dura, che il mister ha cambiato quest'anno. Consapevole magari anche dei tanti impegni l'anno prossimo. Detto questo, insomma, di occasioni vere l'Inter ha avuto quella con Bissek a fine primo tempo in colpo di testa, Correa che si è mangiato il gol nel primo tempo saltando il portiere, facendo praticamente un passaggio sulla linea di porta, e poi i gol che prendiamo, il primo gol di Diaby, Bastoni lì magari sbaglia un po' a lasciare più bassa la linea del fuorigioco, a tenere in gioco l'esterno della Etihad,
e il gol poi Sommer lo prende da dentro l'area, quindi anzi da dentro l'area piccola tra poco, quindi ha poche responsabilità secondo me lo svizzero sul gol subito. Sul secondo gol forse qualcosina in più, magari sulla ribattuta poteva un attimo avere una contromossa sulla ribattuta un più rapida. Detto questo, lì erroraccio di Bastoni che a metà campo praticamente fa un assist praticamente sempre a Diaby, non si intende con Bissek, Bissek che a tutti i costi ha provato a sventare il pericolo, non ci è riuscito. Grandissima partita del Bisteccone ancora, una super partita, ormai sale di livello e di condizione partita dopo partita, amichevole dopo amichevole, il migliore di questo precampionato senza dubbio, veramente senza dubbio, in forma smagliante, una crescita esponenziale, come va a chiudere le diagonali, strapotere fisico, come avanza, come è tra l'altro devastante anche nei contrasti aerei, nei calci piazzati. Insomma, un Bissek così, certo, a livello difensivo Pavard è Pavard, cioè adesso perché sto sentendo anche, no, però questo Bissek è difficile da panchinare. Secondo me da braccetto no, perché comunque hai Pavard che è una garanzia a tutti gli effetti, sia tecnicamente che a marcatura e come lettura difensiva. Detto questo, però, è un Bissek che potresti sfoderare in una nuova variante tattica, magari mettendolo esterno destro tutta fascia. E ripeto ancora, lo diciamo da tanto tempo, anche dall'anno scorso, che ha tutte le caratteristiche per fare il tutta fascia a destra, perché hai i piedi buoni, perché hai visione di gioco, ha velocità, forte dietro nella copertura. Secondo me è tanta roba da provare come esterno destro, speriamo che il mister ce lo faccia vedere di più. Detto questo, andiamo un po' alle pagelle. Poi vabbè, nel secondo tempo, quando sono entrati Behrenbruch, Mkhitaryan, che ha avuto una piccola, non affaticamento, ha avuto un piccolo problemino, ha fatto bene il mister a preservarlo per il primo tempo, l'ha messo nel secondo, ma il mister ha fatto primo tempo quelli che hanno avuto pochi minuti, quelli appena arrivati dalle vacanze. Secondo tempo ha messo chiaramente quelli un po' più su di condizione, quindi hai visto Carlos Augusto, hai visto un altro grande Fontanarosa, altra partita ieri molto molto buona, secondo tempo pulito, non ha rischiato niente, si è spinto anche in avanti, ripeto ancora, secondo me da confermare almeno fino a gennaio. Per il rientro di Buchanan, da confermare assolutamente Fontanarosa, l'esigenza ad oggi devo dire che non è assolutamente per quanto riguarda il braccetto. Se proprio devi fare un colpo in difesa, vai a prenderti Kivior, che oltre che a garantirti un posto da braccetto sinistro mancino, può ringiovanire anche il perno della difesa con un Acerbi che ieri ha fatto male, post-operazione sicuramente. Ci vuole un po' di tempo per prendere la condizione subito, infatti era un po', sembrava un tronco ieri, c'era a dirlo Acerbi male, ma detto questo, 37 anni post-operazione, non è che la forma fisica ti ritorna dall'oggi al domani. Detto questo, per me, ecco, forse in difesa quello che ci manca è proprio uno come Kivior, uno che può ricoprire sia il ruolo da braccetto ma anche da centrale, andando a ringiovanire un po' il reparto, perché tra l'infortunio di De Vrij adesso e Acerbi, che comunque l'anno prossimo è una sicurezza, però dal lato di vista fisico non lo puoi mai sapere. Però dico io ad oggi l'esigenza primaria rimane sempre la quarta punta, quindi perché non confermare Fontanarosa dietro, che secondo me è molto molto affidabile. Quindi nel secondo tempo sì, Correa si mangia col mezzo gol, scartano il portiere anche nel secondo tempo, però comunque era più difficile, l'azione era molto più veloce. Carlos Augusto davanti alla porta si mangia un gol, la palla che esce da tantissimo, da tanto così, poco così, dal primo palo. E però detto questo, la Litiad poteva fare anche il 2-0 nel primo tempo con Benzema che si mangia una ghiotta occasione davanti alla porta. Però ripeto, di occasioni vere l'Inter non ne ha avuto, cioè, mi ricordo un tiro da fuori di Calhanoglu alto, cioè, brutta partita dei ragazzi, c'è da dirlo, brutta brutta partita, abbiamo camminato quasi nel primo tempo, però adesso andando a fare un po' le pagelle, ripeto, Sommer secondo me non ha assolutamente sfigurato, il gol che ha preso l'ha preso da dentro la porta, poteva fare meglio magari sulla seconda rete.
Buona partita comunque dello svizzero, difesa, Bastoni primo tempo bene in fase di spinta, secondo tempo male, regala il gol del 2-0 e poi anche sul primo gol si abbassa troppo e lascia troppo spazio, anche se poi l'uomo era di Bissek, ok, però lì con un semplice movimento istantaneo potevi mandare Diaby in fuorigioco, invece si abbassa troppo e praticamente va quasi a convalidare il gol. Infatti Diaby quando ha segnato non ci credeva neanche lui, perché era, se voi fate caso, quando è arrivato tu per tu con Sommer stava quasi aspettando il fischio del guardalinee del fuorigioco, invece poi ha tirato. E quindi anche lì, no? L'avete vista un po' la situazione, quindi Bastoni lì magari un po' troppo, come si chiama, come si dice, un po' troppo onesto nel concedere questo troppo spazio all'esterno dell'Al-Ittihad. Pavard è entrato abbastanza bene, la sufficienza se la prende. Bissek, monumentale, migliore in campo in assoluto. Centrocampo, Barella, condizione già ottima secondo me. Insieme a Frattesi sono i due italiani che hanno la forma migliore, che sono rientrati dalle vacanze, dall'Europeo. Mette ordine, suo solito dare velocità, questa volta l'abbiamo rivisto da mezzala, non da mediano come nella gara contro il Pisa, quindi buonissima gara di Nicolino Barella, molto bene Frattesi, a me è piaciuto, magari nel secondo tempo ha sbagliato qualche scelta, visto che era l'unico che era rimasto in campo, poi dopo cambiato, se non sbaglio, proprio per Behrenbruch, non vorrei dire una cazzata, e quindi Frattesi bene, a me è piaciuto, è quello più pericoloso di questo precampionato, perché il palo che prende con il Pisa, ieri ha fatto bene. Ha mandato Correa davanti alla porta, poi si è mangiato il gol lì a porta vuota, però l'assist man è stato proprio Davidino, che ripeto non si tocca e è in buonissima condizione. Calhanoglu anche, cioè, oddio, si vedono le gambe sempre imballate, le gambe pesanti, però detto questo va a prendere palla, si abbassa, i cambi di gioco sono sempre i soliti magici del Turco, bellissima quella foto con il tramonto dietro. Foto spaventosa, veramente bellissima. Un applauso ai fotografi. E comunque bene, Chala. Behrenbruch è entrato molto bene, ha dato imprevedibilità, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto veramente poco, quasi zero. Behrenbruch, attenzione perché da tenere d'occhio, perché potrebbe veramente fare bene. Io l'unica cosa forse che rimprovero a Inzaghi, magari poteva mettere qualche giovane in più anche dal primo minuto, senza magari andare a rischiare un Chala o magari Mkhitaryan nel secondo tempo, che ha fatto una super partita anche nel secondo tempo, ormai instancabile, abbiamo perso gli aggettivi, magari pur di rischiare un Mkhitaryan, sai già che non hai Zielinski, ma io avrei buttato dentro anche Topalovic, avrei buttato nella mischia di maggio dell'Under 17, io sinceramente li avrei provati tutti, però detto questo non è una critica, però magari avrei provato a buttare altri come Behrenbruch, Quieto. Fatto bene anche l'Italo venezuelano, fatto una buona partita nel secondo tempo. Salcedo, vabbè, ci ha provato, insomma, qualche trama offensiva. Poi gli altri, poi vabbè, Aslani ha fatto poco o niente, non era assolutamente infortunato come la volevano far passare. Ha avuto semplicemente un problemino come Mkhitaryan, non ha giocato contro il Pisa, ha giocato oggi, cioè ieri sera, con quelle sirene che poi non esistono dal Liverpool. È normale che Aslani, essendo un grandissimo giovane, un grandissimo prospetto, profilo importante, interessante, agli occhi puntati un po' da tutte le squadre, ma non è detto, non è assolutamente vero che il Liverpool vuole Aslani. Semplicemente dal New York Times, il giornalista che ha fatto l'articolo per il mercato del Liverpool ha detto: guardate in Italia perché c'è il mediano che fa per voi, e si riferiva a Christian Aslani, ma non è vero assolutamente che il Liverpool vuole Aslani. Quindi, però chiaramente interessa, ma è normale che interessa, un giocatore comunque che si è addossato gli occhi di tutte le big facendo grandi prestazioni a partita in corso, soprattutto quest'anno, soprattutto quando ha dovuto sostituire Chala. Faccio un esempio nella partita di Firenze, quando è entrato con la Roma che ha messo quella bellissima palla per Di Marco, Aslani ha due piedi che pochi in Serie A hanno. Quindi detto questo, quindi abbiamo detto Frattesi, Aslani, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Behrenbruch, ok, poi
Sulla destra Darmian di condizione c'è, male nelle scelte, perché comunque poteva crossare un paio di volte in mezzo per Thuram, ha scelto invece di andare da solo, provare qualche passaggio, qualche fraseggio, male, non mi è piaciuto dal punto di vista delle scelte, però di condizione comunque non gli si può dire niente, vicinissimo al gol nel primo tempo con un colpo di testa che ha sfiorato il palo, il secondo palo su un bel lancio di Di Marco, Di Marco che come forma fisica c'è, perché c'è, anche lui sulle scelte un po' così e così, devo essere sincero, non è che proprio abbia tanti cross imprecisi, non da lui, assolutamente, quindi però di forma fisica anche lui c'è. Chi sono quelli più avanti di condizione? Sicuramente Carlos Augusto, Bissek, non l'avrei mai detto, ma anche Barella, perché comunque è rientrato molto bene post vacanze, e Frattesi, quelli più indietro di condizione, ahimè, devo essere sincero, sono Acerbi, Thuram, che ovviamente è rientrato 3 giorni fa, e poi vabbè anche Dumfries, comunque era un po' imballato, ma è normale, Dumfries è rientrato 4 giorni fa, cioè voglio dire, ha fatto se sì e no 2 allenamenti prima dell'amichevole di ieri sera. Poi, Kvyat mi è piaciuto, è entrato bene, Dumfries, vabbè, si vedeva che aveva le gambe molto pesanti, Thuram un po' fuori forma, anche se comunque viene a prendere la palla, prova gli 1-2. Le giocate del Ticus sono cioè, ce le ha nelle corde, quindi anche al 20% delle sue forze le giocate le sfodera sempre, però è normale, ha fatto fatica anche a girarsi, tante volte l'abbiamo visto, quindi è un po' imballato anche lui, ma è normale, voglio dire, è normale. Detto questo, quindi anche lì l'anno scorso mi venivano a dire, ho sentito pure dei commenti, ma l'anno scorso però non c'erano tutti questi giocatori fuori forma, l'anno scorso c'erano le vacanze a luglio, non ad agosto, cioè a giugno, non a luglio, scusatemi, e l'anno scorso non c'erano le nazionali, quindi voglio dire, cioè, non capisco, non avevi questi infortuni al rientro, non c'erano le nazionali, i giocatori avevano fatto meno vacanze e grazie a questa cippa di C, cioè. Correa poi lasciamo perdere, nel senso che forse dal punto di vista dei movimenti non ha fatto neanche male, però ragazzi, è sempre Correa, cioè si mangia 2 gol che sono qualcosa di ridicolo su tutte le palle, le perde, cioè è Correa, non è neanche, è Correa, cioè non c'è neanche più da dare un aggettivo, è Correa, punto. È Correa, e che sarebbe quello tra l'altro dell'attacco con più minuti nelle gambe, Correa, perché è quello che ha fatto la preparazione dal primo giorno, è Correa. Quindi ho detto tutto. Ho detto tutto, quindi insomma era evidente un pochi movimenti, data la scarsa freschezza fisica e mentale dei ragazzi. Adesso si entra però in un'altra fase, bisogna lavorare sodo, bisogna lavorare assolutamente, bisogna battere ferro per arrivare al meglio della condizione contro il Genoa alla prima di campionato, con scelte obbligate, senza Zielinski, senza Arnautovic, senza Taremi forse potrebbe rientrare per le convocazioni senza De Vrij. A questo punto si parla sempre di un affaticamento alla coscia sinistra. Vediamo il responso dal comunicato ufficiale degli esami strumentali. Però, insomma, per chi lavora importanti, io non sarei così tanto catastrofico, voglio dire. Tutte le squadre stanno avendo questi problemi. Tutte le squadre, giocatori con più competizioni, europee o Coppa America, vacanze dopo l'altra, alcuni sono andati pure a fare le Olimpiadi, cioè non è fortunatamente non il caso nostro, però dico, bisogna assolutamente essere consci di giocatori che rientrano 4 giorni fa, che si spaccano in vacanza, soprattutto i più giovani, voglio dire, non è che ci metti 2 giorni a riprendere la condizione fisica, quindi. Detto questo, non vedo assolutamente tutto questo rammarico e tutta questa tristaggine. Ieri Carboni ha fatto la presentazione a Marsiglia con la numero 7. Guardatelo qua che bello, V Carboni 7. Buona fortuna, crack. Oggi presentata la seconda maglia con un bellissimo video sui profili dell'Inter. Maglia stupenda, l'avevamo già
c'erano già dei leak che vi avevo già condiviso anche negli scorsi video, avevo già fatto vedere un po' anche un mese fa, no? Una maglia pulita, mi piace, minimal, bella, azzurra e bianca, un colletto fantastico che si alza, ma una maglia veramente che ha tu senza sgorbi, scarabocchi, storie di design. Mi piace tanto. Mi piace tanto. Una maglietta da una vera maglietta da campioni d'Italia, una vera maglietta da Inter. Detto questo, la prima ero un po' scettico, invece dal campo è tanta roba. A me dal campo dà un'altra impressione, ma l'avevo detto alla fine. Poi le maglie vanno viste in campo, vanno viste dai ragazzi in campo. Se le mettiamo noi con i jeans, è normale che fanno quasi un po' tutte schifo. Per quanto riguarda invece la terza, sappiamo anche la terza è arancione con il logo della Nike al contrario. Quella invece è molto bella, richiama. Vedete, le mosse di design non è che sono sempre sbagliate, servono nel senso, per quanto riguarda per esempio la terza maglia che richiama un po' il Duomo, richiama le guglie, allora lì sicuramente fa il caso nostro, fa il caso della storia della nostra città e la approviamo assolutamente. Forse le rampe di San Siro nella prima maglia, magari io non è che sono stato molto d'accordo, cioè nel senso sì, carina l'idea, però magari si poteva fare magari con un template più sfocato, magari sotto le linee verticali, invece si è voluto fare questo esperimento che, ripeto ancora, secondo me nell'anno della seconda stella no, si poteva anche evitare questo esperimento, ma detto questo, dal campo la maglia mi piace molto, mi piace veramente tanto e sicuramente la comprerò. Poi, per quanto riguarda il mercato, allora, per quanto riguarda il mercato, continuiamo a ripetere innanzitutto che l'Inter ha in mano e l'Inter ha il nome dell'attaccante. Si sta parlando dalla Gazzetta di una caccia alla punta, di un ok della proprietà di Oaktree. Per prendere un profilo più giovane, ieri si parlava di Konaté, nome che non ho fatto nel video perché rimane un interessamento parziale, ma il giocatore è infortunato e ricorda un po' le vibes di quel 2021 quando dovevamo prendere Thuram che poi si era spaccato, poi dovevamo prendere Zapata che si era spaccato anche lui, poi siamo andati a prendere Correa, no? Ci ricordiamo e maledetta quella sessione di mercato veramente, cioè che pure avevamo fatto un gran mercato, ma poi conclusa con quella scelta di quel bidone lì, chiaramente poi era una scelta costretta perché eravamo andati anche su Weghorst che si era spaccato, cioè tre giocatori, tre attaccanti rotti eravamo andati a prendere, c'eravamo andati vicini a prendere, poi chiaramente non potevi stare 2 mesi senza attaccante, quindi dovevi fare per forza di necessità virtù. E adesso, quindi si parla sempre di Konaté che però è infortunato, ha saltato i preliminari di Champions con il Salisburgo ieri, se non sbaglio, e poi c'è questo interessamento anche, c'è un nome sul taccuino che rispecchia in quello di Van Aert, attaccante veloce, anche di stazza, cinico, attaccante ucraino della Dinamo Kiev, che ha un valore più o meno di 10-15 milioni, quindi costa di meno di Konaté, che ha un valore sui 25-30 milioni. Poi anche lì Konaté, titolare al Salisburgo, non penso venga a fare la quarta scelta all'Inter. Per quanto riguarda Van Aert, quest'anno tra l'altro capocannoniere del campionato ucraino, bomber della Dinamo Kiev, e è un giocatore molto completo perché sia una punta abbastanza cinica, ma è anche un giocatore molto tecnico, veloce, che è un po' quello che ci serve. Quindi potrebbe essere una alternativa. Si stanno monitorando tanti nomi. Ricordiamo ancora per quanto riguarda Chiesa, si può fare assolutamente a zero l'anno prossimo, ma non nascondiamo questa possibile probabilità che l'Inter, se non dovesse arrivare a nessun nome precedentemente, potrebbe andare a disturbare la Juve di Giuntoli, che è obbligata a cedere, obbligata a diminuire il rosso al bilancio che
rischierebbe di non far partecipare i Gobbi alla Champions. Quindi Marotta potrebbe assolutamente bussare alla porta di Giuntoli e fare un'offerta molto più bassa rispetto al valore del giocatore per prendere Federico Chiesa già quest'anno come quarta punta. Ripeto, sarà molto dura perché comunque è vero che Giuntoli è costretto a dartelo per problemi di bilancio come ha venduto Sulè, ma c'è anche da dire che comunque il giocatore è scontento, sta lottando contro la sua squadra e quindi penso che sarà anche dura che la Juve addirittura riesca ad accontentarlo, perché uno ti va contro e tu lo vai pure ad accontentare mandandolo alla tua diretta concorrente, rivale storica. Sembra dura, perché è dura, però non è da escludere neanche questo scenario. Ripeto, è dura, non è infattibile però. È molto dura, ma non è, ripeto, uno scenario da escludere. Quindi, detto questo sull'amichevole, penso che abbiamo detto tutto. Penso che comunque anche queste tristate varie io non cado non cado in queste provocazioni, cioè nel senso che un Inter che ha giocato male ieri, ma è normale, perché a parte che sono convinto che se tu partivi dal primo minuto con la squadra che hai messo nel secondo tempo non perdevi 2-0, ma detto questo sono amichevoli, cioè servono per mettere minuti nelle gambe. Alla fine il vero punto a favore dell'amichevole di ieri è stata quella di aver messo minuti nelle gambe ai vari Thuram, ai vari Sommer, ai vari Calhanoglu, ai vari Di Marco, ai vari Pavard, ai vari Bastoni, ai vari Acerbi che erano un po' indietro di condizione. Alla fine quello servono le amichevoli. Cioè, detto questo, poi è vero, hai giocato male. Hai avuto l'occasione forse più nitida, l'hai avuta nel secondo tempo con la squadra che ha fatto la preparazione dal primo giorno, ma cioè, voglio dire, sono sempre amichevoli che non hanno risvolti importanti sull'andamento della squadra. Se volete fare i dilagners e lamentarvi e fare i soliti tristoni, vi meritate il Milan. Ripeto ancora, andate a tifare il Milan. Se avete ancora da rompere i coglioni, andate a tifare il Milan. Ho sentito Inzaghi sta sbagliando preparazione. Hanno parlato i fisioterapisti di Twitter. Sono tutti diventati fisioterapisti. Inzaghi secondo me ha sbagliato la preparazione. Non vorrei che poi succeda come 2 anni fa, che abbiamo perso tutte le amichevoli e poi eravamo in un ritardo di condizione clamorosa. Perché voi, fisioterapisti dei miei coglioni, sapete la preparazione che sta facendo Inzaghi. Sapete che sta facendo un lavoro differenziato per chi è rientrato dopo e per chi è rientrato prima in gruppo. Ma io dico, ma di che cazzo stiamo parlando qua? Cioè, sono tutti fisioterapisti, sono tutti tuttologi, sono tutti scienziati, sono tutti allenatori, sono tutti portieri, sono tutti difensori, sono tutti mediani, sono tutti esterni, sono tutti attaccanti. Già ieri ho sentito gente rompere i coglioni a Dumfries, già che perché cosa ha fatto poi Dumfries di così imbarazzante, vorrei saperlo, ma poi Inzaghi sta sbagliando la preparazione. Ma porca troia. Tutti i fisioterapisti sono qua. Ma come cazzo è possibile qua? Vabbè, vabbè, vabbè. Detto questo, quindi, per quanto riguarda ancora le notizie di mercato, Gudmundsson, attenzione, attenzione anche allo scenario Gudmundsson, perché Retegui è andato all'Atalanta per 25 milioni, l'Atalanta ha saputo rimpiazzare l'infortunio di Scamacca. Devo essere sincero, operazione che io non avrei mai fatto, operazione secondo me dannosa, perché a parte che il Genoa ha pagato quanto? 20 milioni, un giocatore che quest'anno non ha fatto assolutamente una grande stagione, si è andato a pagarlo 23 più 2 di bonus per un giocatore che quest'anno non ha fatto neanche 10 gol. Poi sicuramente sotto il gobbo di Gasperini, sotto l'ambiente Atalanta, poi magari diventa fortissimo e poi anche diventerà il Muriel della situazione. Ma detto ciò, noi siamo messi male che siamo pieni di infortunati, ma il Genoa non ha attaccanti, eh. Cioè il Genoa per la prima di campionato è a forte rischio perché non ha Retegui. Gudmundsson, c'è da vedere la situazione con la Fiorentina, appunto per questo Sky dice che l'affare Retegui ha bloccato Gudmundsson alla Fiorentina e quindi a sua volta blocca anche Nico Gonzalez alla Juve.
E quindi adesso ci sarà da vedere, per in questo valzer appaccanti potrebbe rispuntare il biscione sull'islandese a questo punto, visto che ad oggi è bloccato al Genoa, perché è normale che non è che si può presentare senza attaccanti per la prima contro di noi, anche se si sta vociferando di un interessamento per Cancellieri e anche, attenzione, attenzione, questo non so se è vero, però Sky l'ha riferito, il Genoa è interessato a Joachim Correa. Non è una cazzata, giuro, non è una cazzata. Chi lo sa, chi lo sa. Magari potrebbe entrare un'operazione o per Gudmundsson o per Vasquez, che è un altro giocatore che l'Inter sta monitorando e cerca da un po' di tempo. Ma io più che Correa, forse, secondo me, al Genoa piace Satriano, perché Satriano era già stato accostato al Genoa, piaceva alla dirigenza rossoblù quando si parlava della trattativa per Joseph Martinez, dove c'era il Genoa che doveva scegliere uno tra Oristanio e Satriano, ma piacevano tutti e due i giocatori. E poi Satriano, secondo me, potrebbe fare bene al Genoa perché è un attaccante che assomiglia un po' a Retegui, secondo me, come caratteristiche. Potrebbe essere lui il rimpiazzo ideale. Detto questo, vediamo adesso la situazione se si sbloccherà con la Fiorentina. Cioè, ma alla fine, ragazzi, la Fiorentina ha fatto un'offerta che è quasi ridicola per Gudmundsson e in totale alla fine sono 25 milioni di offerta. Cioè, praticamente lo vanno a pagare come Retegui. E direi che ci sono un bel po' di differenze tra Gudmundsson e Retegui. Direi assolutamente di sì. Quindi, ad oggi il valzer degli attaccanti è bloccato. Quindi il mercato è ancora lungo, adesso questa è la seconda parte e stiamo entrando nel vivo del calciomercato. Noi attendiamo sempre sviluppi, attendiamo aggiornamenti. Detto questo, sappiamo che l'Inter non è immobile, come dicono tutti, non sta guardando e basta, come dicono tutti, non è ferma a guardare le altre spendere, come dicono, anche perché poi non sta spendendo nessuno, cioè, nelle altre squadre chi cazzo sta spendendo? Vorrei sapere io chi sta spendendo, cioè, non lo so, io non ho visto nessuno fare colpi mega mastodontici, ho visto un Milan che non riesce a prendere Emerson Royal, che è un esubero del Tottenham, cioè, se questa è una squadra che spende, vorrei sapere io. Vedo la Juve che non ha ancora preso Koopmeiners, non ha ancora preso Adeyemi, non ha ancora preso Todibo, chi doveva prendere? Ad oggi non c'è nulla di fatto. Il Napoli ha il mercato bloccato da Osimhen e non so se arriva Alex 90, non si sa se arriva. Ho sentito Neres, che secondo me sarebbe anche un grande colpo Neres per il Napoli, però non si sa se arriva. Cioè, io non è che sto vedendo queste grandi squadre che stanno spendendo. Cioè, la Roma ha preso Dovbyk e Sulè, sì, ma c'è Abraham che deve piazzare, Baldanzi che forse deve vendere, può uscire anche Dybala, chi lo sa. Cioè, io non lo so, ma qua state facendo tutto voi. Cioè, i tristoni sono veramente qualcosa, una materia veramente da studiare. Cioè, ma io voglio sapere in Italia chi sta facendo un mercato meglio dell'Inter. Cioè, l'Inter è quella che deve spendere di meno. Deve migliorare di meno. Deve ringiovanire la difesa, quello è vero, ma hai anche tante soluzioni in casa, perché puoi confermare Fontanarosa da braccetto, perché puoi mettere Bissek alternato sinistra e destra, puoi spostare eventualmente Pavard centrale, dare una chance a Bissek sempre come braccetto di sinistra, hai tante soluzioni interne. Gli altri non hanno queste soluzioni qua. Assolutamente no. Punto. L'attacco dell'Inter, che ripeto ancora, esige per forza di una quinta punta, perché per forza, perché c'è quinta punta, sì, quinta punta, quindi mettiamo caso fosse Arnautovic, sarebbe anche una quarta punta. Arriverà il quarto attaccante, ma detto questo, l'attacco è già più forte rispetto all'anno scorso, perché uno come Taremi come terza punta non ce l'avevi. Non ce l'avevi. Poi io ho sentito anche di Arnautovic, che adesso hanno fatto un contatto, io non ho la sicurezza che sia vera questa cosa, che la dirigenza abbia parlato con Arnautovic dicendogli che è fuori dal progetto, ci sarebbe il trasponsor su di lui, ma io non sono certo di questa fonte, anche perché poi l'ha detta una fonte tedesca e poi l'ha riportata oggi la stampa, però ripeto, fonti attendibili non dicono questo, però ripeto ancora, poi anche lì devo sentire sempre le solite cose, no? Perché c'è Correa che rimane da piazzare Correa, cioè,
sento anche le voci, tipo giornalisti, no, non faccio nomi. E no, perché? Bisogna piazzare Correa per motivi, E perché motivi, secondo voi, non si riesce a piazzare Correa? Vorrei fare una domanda a un po' di redazioni. Secondo voi, perché non si riesce a piazzare Correa? Per timore? Per paura che qualcun altro se lo prenda? Perché non lo vuole nessuno, ma grazie a sta cippa di C. Secondo voi, perché non si riesce a piazzare Correa? Perché è un bravo ragazzo, quindi non vuole andare da nessuna parte. Perché non lo vuole nessuno, è semplice. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma io veramente non ho parole. Poi ancora gente che sputa merda su Ausilio, Thuram, chi te l'ha portato? Mkhitaryan, chi te l'ha portato? Calhanoglu, chi te l'ha portato? Bissek, chi te l'ha portato? Perché poi è semplice buttare fango nel momento della catastrofe, nel momento in cui vedi un Inter che non sta comprando nessuno, ma perché ad oggi non ne ha bisogno di comprare, di fare un mercato pieno di nomi e di figurine, perché ad oggi l'Inter ha bisogno di sistemare due reparti, di cui uno secondo me non c'è troppa esigenza, e l'altro bisogna assolutamente andare a investire per il quarto attaccante. Punto e stop, questa io la vedo così. Poi siamo d'accordo, non siamo d'accordo, però anche lì sputare merda anche lì sul nostro direttore sportivo, che non ultimo poi il colpo bis, che è un colpo che è uscito fuori dal cilindro di Ausilio, un giocatore sconosciuto, pagato 7 milioni, che adesso te ne vale 40 dopo neanche un anno. Non lo so, no, chiedo se Ausilio è una merda. È una merda. Vabbè, Ausilio è una merda. Calhanoglu, Mkhitaryan, quelli fa niente. Va, Thuram, ma quelli fa niente. Ciao ragazzi, amala sempre, sempre Forza Inter. Mi raccomando, like, iscrizione al canale e seguitemi su Instagram. Ciao ragazzi, video lunghissimo, buona giornata.